Amici ascoltatori e telespettatori, qui al Museo Civico di Rieti abbiamo intervistato varie personalità, naturalmente anche esperti del settore. Ci hanno parlato di arte, ci hanno parlato del Canova e adesso andiamo a parlare con una delle relatrici della giornata. Eccola qui accanto a noi. Buonasera a tutti. Allora, nel mio intervento ho parlato dei rapporti di Angelo Maria Ricci con i più illustri intellettuali dell'epoca, perché Angelo Maria Ricci è stato un grandissimo scrittore, perché ha scritto una mole enorme di opere, però è stato soprattutto, ed è per questo che è importante, un promotore di cultura. Ha cercato in qualche modo di mettere in relazione il nostro microcosmo come Rieti o come la sua città di origine che è Mopolino con un macrocosmo più importante dei grandi movimenti culturali che attraversa il periodo in cui lui vive, quindi l'Arcadia, il neoclassicismo e anche le prime suggestioni romantiche. Tutto questo ovviamente è testimoniato anche dal carteggio che noi possediamo a Rieti nella nostra biblioteca paroniana, carteggio con i più grandi intellettuali dell'epoca, quindi a partire da Ippolito Pindemonte, Antonio Canova, appunto, il fratellastro di Antonio Canova e anche altri pittori come per esempio Vincenzo Camuccini. Insomma, ci sono una serie di illustri personalità che testimoniano proprio come Ricci fosse è proprio un promotore di cultura e come intervenisse all'interno di ogni dibattito e di ogni dialogo che avveniva riguardo alla letteratura italiana. In effetti lui è stato anche un membro delle più grandi accademie d'Italia, l'Accademia dell'Arcadia, l'Accademia Pontaniana, l'Accademia di San Luca, e sentiva proprio la partecipazione alle accademie proprio come un preciso dovere legato a un certo ruolo sociale. Quindi è molto interessante vedere approcciarsi a questa figura di intellettuale più da questo punto di vista che attraverso un'analisi, diciamo, cronologica di tutte le sue opere. Ecco. È vero, è vero. Io sono molto lieta di poter conoscere questa persona qui accanto perché ci ha dato molto a livello culturale. Ha scritto anche due libri qui nel nostro territorio che poi andremo a presentare prossimamente per la nostra televisione. Vi ringrazio molto. Sì, ho scritto proprio un libro su Angelo Maria Ricci e i rapporti con un intellettuale che si chiama Tommaso Gargallo. A Rieti ci sono, il libro si intitola Storia di un'amicizia, Angelo Maria Ricci e Tommaso Gargallo, appunto nel periodo che va tra l'Arcadia e il Romanticismo. E qui nella nostra biblioteca ci sono una settantina di lettere, forse qualcosa in meno, però insomma cospicuo numero di lettere che testimoniano questo rapporto epistolare molto importante tra Angelo Maria Ricci e Tommaso Gargallo, che anche qui ci restituisce un'epoca, questo periodo culturale e ci richiama proprio al patrimonio culturale e letterario della nostra città, ma come la nostra città è stata capace di mettersi in relazione con un mondo ben più ampio. Quindi questo libro diciamo è stato frutto di uno studio che ha determinato poi anche la digitalizzazione del carteggio Ricci che abbiamo adesso a disposizione di chiunque, perché chiunque può accedere al carteggio Ricci e quindi anche a queste lettere con Tommaso Gargallo. E poi in precedenza avevo scritto un libro che è di altro genere, è un monologo, si intitola La voce della cicala ed è un monologo della Sibilla Cumana, rivisitato in chiave moderna, senza perdere mai di vista il contesto in cui questo personaggio vive nel mito, insomma. Ecco. Complimenti e grazie ancora. Grazie, grazie a voi, vi ringrazio.